Ciccione, gli servirebbe anche, così parla meno, dice meno cazzate. Tone, me lo dai uno contro uno, Emanuele? Me lo dai uno contro uno? No, sto non ancora. Sto cretino. Sto cretino. Una sperla che ti do, altro che uno sto contro cretino. Uno. No. Tu, hai pareggiato con la Real Sociedad e parli ancora. Tu sei un incompetente. Vediamo anche Mario, no, dai. Tu sei pareggiato con la Real Sociedad. Non fai ridere nessuno, la devi piantare. La devo far ridere, io parlo di calcio, Emanuele, è molto semplice. Peggio di te. Justin Bieber dei miei coglioni. Allora, un attimo, lo faccio esprimere. Grande Wea. Ma che cazzo vuol dire? Ma Mario, ma tu giochi con Dumfries, ma che cazzo vuoi? Tu giochi con Dumfries, porca puttana. Ma io mi sono rotto i coglioni, voi interisti, che vi credete dei fenomeni. Se per caso quest'anno vi battiamo, io te lo giro che proprio la Madonnina te la faccio volare nel culo, ma porca puttana. Ma poi alla fine, ma Bonucci è entrato poi alla fine. Ma è la Supercoppa italiana! Siete attacchi alle Supercoppa italiane! Siete dei rischi! Siete dei rischi! Siete dei rischi! Mario, quello che sapete dire, ma io ho vinto il derby 5-1, che minchia me ne fotte! Il Champions League vai lì e fa le figure di merda! Papà! Basta. Che cosa è una trombonave? È una nave, ovviamente. Che tanto fa anche rima con Paulaner, quindi potrebbe anche essere sponsor. Non capisco come mai hanno scelto l'Ottoberfest, però rimango. Che coglioni, pensa esatto. Un po'. Quando invece puoi andare su una trombonave, esatto, dove la festa inizia alle 4 del pomeriggio, c'è il casino, c'è la discoteca, c'è il pub, c'è il, compri vestiti, compri quel che vuoi. Ma soprattutto si beve, si. E soprattutto è quella che in inglese viene chiamata la Love Boat. Ti ricordi quella soap opera, non so cos'era, Love Boat degli anni 80? Non me la ricordo. Un po'. Però era una roba. La cantava Bobby So. Sì, ho capito, ma alla fine cosa si fa su sta Love Boat? Mega festa dove tutti si va a trombare, chiaramente, se no mica si chiama trombonave, se no sarebbe stata la nave degli e anziani. Tutti vanno lì con quell'obiettivo lì. Allora c'è quel 5%, come c'è quel 5% che vanno a Praga per vedere. Vabbè, so, sì, ok. No, quelli normali vanno lì per quel motivo lì, tutti. Ok, io non sono normale, sono andato. Ma scusami, con un altro. Posso dire, chiedo anche alla chat, organizziamo. Dai, facciamo quest'estate. Non c'è quest'estate. Assolutamente. Sì, ma c'è tutto l'anno, la trombonave, ma non hai idea. Vabbè, adesso io ho già fatto sopra. Partiamo da, facciamo un pezzo alla volta. Allora, dobbiamo dare dei buoni messaggi. Rome wasn't built in a day, you know. Io no, I know. Cioè, ma lei si è trasformato in Zlatan Ibrahimovic. Si tolga gli occhiali e si faccia vedere di lato con molta umiltà. L'ha già fatto. No, mamma mia! Mamma mia! È identico. Posso? Prego. Classico martedì giallo rosso, che questi le coppe la fanno una volta ogni 25 anni col fratino, se le volete fare. Mi sembra che negli ultimi 5 anni abbiamo fatto 2 noi e voi 0, quindi. Ma la parlano pure negli ultimi 10, però. Pure negli ultimi 10. Sembra pure abbastanza. No, gli Pannocchi che stavi negli ultimi 15 anni, ci sei andato 2 volte. Sì. No, mi piace la storia, ultimi 15 anni 2 volte ci sono. Perdonami, sono 6 anni che non partecipi. Mi sono torta la cosa. L'ultima volta che ti si ricordano è perché ci sono andato. Quante volte ci sei andato negli ultimi 15 anni? Dimmi. 2 volte, te lo dico io, ci sei andato 2 volte. E no, nel 2018, 13. Quando io giocavo la semifinale, tu stavi seppellito sotto al divano, non te lo scordavo. Ma contano le semifinali, ho capito, non contano i finali, non abbiamo vinte, no, contano le semifinali. Io parlo di la storia ci dice che la forse... La storia ci dice che c'è una sola squadra che va sempre in Champions, e non è la Lazio. Ma nemmeno voi, sono 5 anni che me la fate. Sono 5 anni che la fate. 5 anni che non la fate. Ma manco ci avvicinate. Io non mi sono mai vantato di aver partecipato alla Champions League, onestamente. Per voi sono ma perché tu hai vinta? Tu hai vinta, tu sei l'unica squadra. Tu sei la prima squadra che la perde in casa. Mi raccomando, non faccia chiudere il canale. Tu pensa che l'hai persa in casa? L'hai persa in casa, Augusto? Tu l'hai persa in casa? La giochi una semifinale tu? Quando? Quando le vivi quelle emozioni? Perdona, io faccio guardi le finale, non è che ci sono andato così distante, non sai cosa è. Ma dove sei andato? Ma che sai?
ti ricordo che io ho battuto la finalista di Champions League in una competizione che valeva una coppa. Nel 2000, non sta a preoccupare, era il 2000. Se giocare qua a coppa, hai giocato con Pagnogno e Losanna, che cazzo sei? Ho battuto il Manchester United, tu ci hai preso 7 pere. Ho battuto il Manchester United, da te quando te vedono, ti ricordano perché ti hanno suonato come una nacchere, ti hanno suonato come una nacchere. No, per favore, per favore. Si è pareggiato all'ultimo minuto, dopo la potevi vincere 3-1, e chi ha visto la partita sa che gol si è mangiato un colà su 2-1. Ma quanti ascolti fa? Scusami, allora Italiano non ha detto così, invece Sarri l'anno scorso quando è uscito la Z-Alk, ma era una questione di mentalità, gli aveva detto così, vedi? Italiano sì, no, per Sarri sì. Oh, noi non siamo noi, abbiamo fatto la finale, Pikachu. No, no, perdonami, perdonami, io sto facendo un altro discorso, tu per Italiano, in questo momento, per Italiano hai fatto questo momento, ma perché tu fai silenzio, perché qual è il motivo? Tu devi avere la coerenza di avere lo stesso metro quando giudichi i tuoi allenatori che fanno due stesse cose. Italiano non è andato. Allora, secondo te, ma perdonami, ma secondo te, allora, secondo te, litigate una volta. È andato lì e ha detto usciamo dalla conference? Secondo te la capoccia... allora, perché hai detto questa cosa? Voi avete detto è un problema, fare la mentalità è un problema di quello, è un problema di quell'altro. Ma oggi Italiano, no, ma perché Italiano non ha detto così? Io sono d'accordo che Italiano non gli ha detto così, sono d'accordo, però anche Sarri non gli ha detto così. Augusto, secondo te pareggiare trasferta contro la squadra che ambisce come te? No, io ho dato il pareggio oggi, pensa poi. Oggi la Fiorentina era meglio se diceva, cazzo. Io ho dato il pareggio, non è un cattivo. Non giocava perché non aveva questa conoscenza del calcio così come sembra che abbia quando ne parla. Ma mi scusi mister, quanti anni sono passati dalla panchina della Dani nel suo Empoli? Empoli, no, giusto? Sì, ma non cambia niente. Come non cambia? Mi perdoni, ma io 10 anni fa... 2007. Io 10 anni fa facevo il Monnezzaro, non sapevo un congiuttivo, ma ancora ora lo so, però magari qualche verbo me lo sono imparato. No, però qualche verbo me lo sono imparato. Nel senso, mister, mi perdoni, io adesso non è che Adani a me faccia impazzire nelle sue prolissate, io le chiamo quando dialoga. Però mi dispiace, ma il suo, chiamiamolo attacco, mi perdonerai per fargli capire. Io non ho attaccato nessuno. Va bene, nel senso, la sua critica verso Adani, così si può definire, no? La sua opinione, no, opinione. No, è una difesa. No, è una difesa mia al calcio. Ok, perché, però... te lo ripeto, io quando guardo le partite vorrei che chi le guarda, no, che ci sono i giovani che guardano le partite, gli allenatori ci sono. Quindi chi fa la telecronaca deve capire che deve parlare con questa gente, con tutti. E lui parla per se stesso, non parla di calcio. Però mister, Dani, guarda, la differenza, secondo me state dicendo... posso dire una cosa soltanto? Certo, che... certo mister. Adesso, no? Ma l'errore è di base proprio per quello che è stato detto adesso. Voi mi dovete spiegare come fanno oggi a dire che questo è calcio moderno. Non esiste il calcio. Il calcio moderno non è questo, è quello che c'era prima. Perché se io guardo una partita e nella partita che tu devi guadagnare spazio e tempo per andare a fare gol, io guadagno spazio, arrivo a 30 metri dalla porta e poi torno indietro al mio portiere, è questo il calcio moderno? Ma state scherzando? No, però... Ma è ora di finirla di prendere in giro, è ora di finirla, perché non è così. No, il calcio è divertimento. Se io vado a vedere una partita e vedo 10 tiri da una squadra e 10 tiri dall'altra. Quando mai tu oggi vedi 10 tiri in porta da una squadra e 10 dall'altra? Mai. Mai. No, ma il tuo pensiero è chiaro. È il calcio moderno? No, Gigi, no, perché... No, ma sto dicendo un'altra cosa. Un secondo. Ma io non voglio farmi prendere in giro. Non voglio farmi prendere in giro. Perché mi devono dare delle spiegazioni. Io le do le spiegazioni tattiche, se tu me le domandi. Io te le do. Certo, ti dico il perché e ti dico anche il perché nessuno ne parla, ti dico anche il perché non ci sono più difensori e non ci sono più centravanti. Guarda che caso, è nato tutto da 7 anni fa col tiki-taka. Io ti potrei dare la spiegazione tattica del perché è successo questo.
Scusi, mister, ma Haaland gioca a golf? No, però dammi aspetta un attimo, perché io volevo fermarmi. No, perché ragazzi, ma ragazzi, che vuol dire? Vi chiedo una cosa, perché sennò facciamo confusione. Perché però, mister, mi perdoni, basta con sta retorica. Mister, mi perdoni, però basta con sta retorica che una volta il carcere era meglio, se stava meglio prima. Basta, mister, allora, cioè nel senso basta. Oggi il calcio è bello. Oggi il calcio. Io rispetto il punto di vista del mister, perché la mister e lei sicuramente mi può insegnare tutto. A me nel calcio 400 panchine di B, 200 panchine di Serie A. Però personalmente io a 35 anni oggi ancora mi diverto come mi divertivo 15 anni. Quindi quando, come quando mi divertivo 15 anni fa, 20 anni fa a guardare, non lo so, il Milan del Shevchenko, la mia squadra del cuore che era la Lazio dei grandi campioni, come ce n'erano anche tante altre di squadre, c'era l'Inter de Ronaldo, per carità del cielo. Però oggi, mister, mi perdoni, oggi il calcio lei dice che è cambiato, ma secondo me è cambiato in meglio. Ma vogliamo dire una cosa? Che a sentire tutti questi bercianti fan, tifosi, chiamiamoli così, della Juve, Max purtroppo ha dato retta ai grilli parlanti, ai falsi grilli parlanti, no? Ora, scusate, si è messo ad ascoltare Lele Adani, uno che, da come ci ha detto l'allenatore dell'Empoli, non capiva un cazzo di calcio, no? E probabilmente continua. Ma sì, questa mi sembra sua... un parere eccessivo. Vabbè, secondo lecito, me è vero. Lecito, però, capisco. Che ne sa Dani in fondo di calcio? Ma io dico una cosa, ma non è che la colpa di queste sconfitte è perché Max ha rinunciato al suo stile di gioco, ha rinunciato al corto muso per seguire questi grilli parlanti, e quindi quest'anno si è attrezzato con un nuovo allenatore che dovrebbe curare la fase offensiva, si vede che fenomeno che è. Ma l'ha invece fatto tutto il secondo tempo, Delli. Un momento. Se lo stile del corto muso è lo stile perfetto per la Juventus, si tiene il punteggio basso finché non interviene l'arbitro. No, è ovvio che se... ecco. Allora. Questo, ma lo saprà lui perché ha fatto quei cambi, ma voi come vi permettete anche solo per 10 secondi a commentare i cambi di un professionista pagato milioni con uno staff milionario che decide queste cose? Però abbiamo il diritto di... No. Noi sì. Facciamo intrattenimento. Sì. No. Bannatelo. Bannatelo. Ma perché il bannano? È bannatelo, non sta a fare qua. Cioè, scusami, stai con una trasmissione. Sì, bannate. Sì. Dobbiamo bannare. Ti devo bannare perché stile che ti devo bannare perché tu non puoi dire alla gente che può dire niente. Ma che stai a dire? Tu non puoi dire nulla, non ma puoi che stai a dire? Ma che stai a dire? Okay. Uno può di manca la propria, uno può di manco niente. Lazio, quando sei pagato? Non stiamo qua per parlare di calcio. Uno può di tu Spioli che sta una coccia. Che cosa hai allenato? Ma te invece che dici? Che stai? Là che parli? Tu te che io giudico gli allenatori? Io giudico gli allenatori? Che uno giudica quello che vede. Mi rilengo, dai, allora, prima esperienza di panchina dove? Ma chi io? Io non so allenatore. Allora, tu cazzo stai a parlare? No, quelli perché sono abituati alla pizza. No, per favore, Siberiano, lei l'ha visto. Vabbè, questo Napoli... ha bevuto stasera, quindi figura. Siberiano, lei bevi tutti i giorni, oh. Ma è bello. Hai fatto un minimo col Torino, non iniziare. Sei messo peggio di Cazzia, stai al tuo posto che già fai fatica. C'hai i babà pieni di alcol. Ma che babà, ma che c'hai? Ma togliti il cappello in casa. Ma parli in te col cappellino, con l'ombra, ma non stai in taverna. A Cesarone, esci di casa. Che stai nel tuo... Dove stai? Dove stai nel buco di casa? Dove stai? Alza il cappello, che c'hai l'ombra in faccia, non te si vede. Metti la faccia, togli il cappellino, dai. Dai. Ma che sarà nel culo? Tingi del tutto. 15 giorni fa, chi ci segue lo sa, abbiamo detto la Roma a Torino non vince. Ma non perché noi siamo dei giovani, perché non è questo. Allora io mi domando una cosa, no? Tu che fai il professore, no, io dico nonostante la mia, c'hai un allenatore che
Io fammi finire, hai parlato, fammi finire. Nonostante tu hai un allenatore che giochi il calcio, è il calcio che tira i palloni sotto la curva, ma perché su tre anni, su due anni i primi due Mourinho, ma arrivi sempre sotto al cazzo? Perché tu in come mai, perché sei una squadra di merda? No, allora esageriamo. Hai fatto la domanda, fammi rispondere. Perché tu in attacco hai Dybala, Lukaku, e io ci prego no, devi far rispondere. Perché? Perché tu hai Dybala, Lukaku, io c'ho un Zola, Bregalo. Quest'anno. L'anno prima ci aveva Lukaku sempre sotto il cappellone di Lukaku, primo anno. L'anno scorso avevo Cabral e tu Abraham. L'anno scorso avevo Cabral e io Abraham. Cioè, capisci? Capisci? La Rosa è diversa. Dai a italiano. Vabbè, non è che discorso è. Che discorso è? Dai, il calcio. Dai. Pure Manfredi l'anno scorso mi parlava del calcio, eppure due volte all'8 gennaio abbiamo mandato in coma per due mesi. I mezzi tecnici che ha la Roma, che ha Mourinho, e non ti preoccupare, che italiano ogni anno fa il massimo che può fare, perché sfido chiunque a dire la Fiorentina è la quarta squadra. Ma io non ce l'ho l'italiano. Un attimo.